autentico, rilassante e familiare. Guardate che natura, che boschi, le montagne che ci circondano. E questa è solo una piccola parte della zona che andremo a visitare, la Tuscia. Anzi, per la precisione, la Tuscia Viterbese, a nord di Roma, nell'Alto Lazio, in provincia di Viterbo. A farci da guida alla scoperta delle bellezze di questi luoghi, tra borghi, sapori e natura, una giovane star della fiction, molto apprezzata dal pubblico femminile, Danilo Brugia. Vediamo dove ci porterà. Danilo Brugia, attore di successo, protagonista di fiction molto amati dal pubblico di Rai 1. Ricordiamo per esempio Rossella, che tra poco sarà in onda con la seconda stagione. Tu, Danilo, sei romano, ma in realtà so che il tuo luogo del cuore è a pochi passi dalla capitale, sì. No? Nella Tuscia, dove esattamente? A Vignanello. Vignanello, che ricordi hai di questo posto? Beh, i ricordi dell'infanzia, perché lì andavo a trascorrere le vacanze estive con mio papà e con mia mamma. Mio papà perché aveva i genitori nativi di quel posto lì, e quindi andavamo lì a trascorrere le vacanze, e ho dei ricordi legati proprio agli anni quando sei un bambino, dai 3 più o meno ai 7-8 anni siamo stati proprio lì, e quindi i giochi, le passeggiate con papà e tanti altri ricordi che oggi insomma ti fanno anche un po' commuovere, quando oggi che sono un papà anch'io. C'è qualcuno che ti conosce bene lì? Sì, c'è lì a Vignanello, c'è un fotografo che è un amico di famiglia, si chiama Claudio Capulli, che poi era anche è stato un collega di mio papà, perché mio papà da giovane, per darsi da fare, prime volte faceva un po' tanti lavori, amava la fotografia e quindi ha collaborato con lui quando io ancora non ero nato, ed è tra l'altro il fotografo che ha scattato le foto del mio matrimonio. Quindi c'è, comunque è stato, mi ha visto nascere, crescere, diventare piano piano grande e poi diventare marito e papà di famiglia. C'è lui. Qualcosa mi dice che tu sei Claudio, l'amico fotografo di Danilo. Sì, sì. Senti, ma tu conosci Danilo quando era proprio piccolo, no? Io Danilo lo conosco, sì. Diciamo che tutto è nato tramite i genitori, perché mi hanno fatto da testimone al mio matrimonio. Quindi loro sono stati testimoni al tuo matrimonio, tu hai fatto le foto al matrimonio di Danilo. Di Danilo, esatto. E com'era da piccolo? È molto vivace. Beh, è ancora oggi molto vivace, sì. Ed era così carino, biondino, era sì molto bello, un principino proprio. Ma il tuo occhio da fotografo, che cosa ha colto di questo paese? Perché bisogna venire a Vignanello? Praticamente ci sono molte attrazioni turistiche, per esempio la chiesa collegiata, i conicoli sotterranei. Ah, qui sotto? Sì, che vanno a finire sotto il castello. Addirittura c'è una cappellina sotterranea dentro. E poi ci sono tutti gli scorci del centro storico, che sono molto belli. Claudio, ma vedo un bellissimo castello qui davanti. Ah, questo è il castello Ruspoli. Ah. Praticamente lo potrei fotografare ad occhi chiusi, perché sono stato a Vignanello 37 anni. Lo conosce a memoria. Molto bene. Senti, diciamo. Ma vale la pena di visitarlo? Come no? C'è il giardino, che è praticamente il terzo giardino d'Europa. Ah. E addirittura una foto mia è stata pubblicata sul New York Times. Mi hai fatto venire una grande curiosità. Quasi quasi lo vado a visitare. Okay, ciao Claudio. Ciao. Chi meglio di un ascendente di Ruspoli può raccontare la storia di questo castello meraviglioso che c'è qui a Vignanello? Allora, questo castello nasce come monastero benedettino. Sì. Prima dell'anno 1000 è stato distrutto dai Viterbesi, uh-huh, e ricostruito
nel Medioevo come fortezza militare. Si sono susseguiti vari signori, tra cui i Borgia, gli Orsini, i Vico, e nel 1500 Paolo III Farnese dona il feudo di Vignanello a sua nipote Ortensia Farnese in occasione del suo matrimonio con Marescotti di Bologna, e loro trasformano questa fortezza militare in residenza. E Ruspoli quando arriva? 200 anni dopo, Settecento, ma sono sempre la stessa famiglia. Io so che qui è nata anche una santa, Giacinta, c'è anche una cappella dedicata a lei, è vero? Sì, Giacinta è la figlia di Ottavia Orsini, che crea questo giardino. Questo giardino è uno dei giardini, diciamo, rimasti intatti, rinascimentali, qui in questa zona. Che cosa ha di unico questo, di caratteristiche particolari questo giardino? Com'è composto? Ma intanto è piccolo, perché non è tanto grande. I giardini rinascimentali erano fatti per essere visti dall'alto, infatti quando si va sul primo piano si vedono i disegni. Dietro al giardino rinascimentale c'è un piccolo parco naturale. E poi c'è un giardino segreto. Perché si chiama segreto? Segreto perché era sempre un po' nascosto, ma era nascosto anche perché doveva stare in un posto dove pigliava il sole. Lei mi diceva, principessa, che qui ci vuole un lavoro molto importante per mantenerlo in questo modo. Ma sì, il merito di tutto questo, di chi è, principessa? Il merito di tutto questo è di Santino. Di chi è? Santino è il nostro giardiniere. Possiamo chiamarlo? Certo! E chiamiamolo? Santino. Santino! Santino, buongiorno. Buongiorno. Ma a voi. Quanto è difficile curare un giardino così importante, così grande? Sì, è abbastanza difficile, però dopo tanti anni di esperienza è diventata una cosa, non dico facile, però insomma, via. Più facile? Sì, è diventato. Da quanti anni lavori qui? Da oltre 30. E tutto a mano fai? Tutto a mano si fa, perché le macchine rovinano le siepi. Certo, che tipo di piante ci sono in questo giardino? Per queste siepi esterne sono composte da più qualità di piante. Sopravanza il Viburno, sì, l'alloro, sì, l'auro cerasus, e ci sono rarissime piante di mirto. Gli interni sono di una mortella nana, ha una crescita molto molto lenta. Ma c'è qualche segreto che ci puoi raccontare di questo giardino? Beh, è un giardino che è rimasto intatto nel tempo. Nel tempo, sia nelle figure che nelle piante. Le piante sono sempre quelle. Cioè dal 1600? Sì. Sempre le stesse? Sono state sostituite qualcuna, perché logicamente qualcuna muore e si restituisce. Però la maggior parte sono piante del 1600. Però, principessa, ma una curiosità che ci può raccontare c'è? Una curiosità potrebbe essere che questo giardino è firmato e lo si vede dall'alto. Dall'alto, guardando i disegni, ci sono le iniziali di Ottavia Orsini, che ha fatto il giardino, lo stemma Orsini e l'iniziale di Francesco Maria Ruspoli, che è venuto 100 anni dopo, nel Settecento. Comunque è stato un grande mecenate di Casa Ruspoli e si è firmato anche lui. Quindi è un giardino firmato. Danilo, tu in realtà nasci come cantante. Sì. So fra l'altro che nella passata stagione hai unito queste tue grandi passioni, no? La recitazione e il canto, con un musical che ha fatto il giro di tutta l'Italia. Sì, con Titanic. Siamo partiti in tournée da ottobre del 2012. Abbiamo terminato pochi giorni fa, insomma. Ed è stata una bellissima esperienza. È stata la mia prima passione, quindi come tutti i primi amori, no? Uno li tiene nel cuore e appena posso cerco di riunirli al lavoro. Come i primi amori, insomma, non si scordano. Non si scordano mai, brava. C'erano altri luoghi nei dintorni di Vignanello dove amavi andare, qualche altro posto magico? Certo, Sereno nel Cimino, che è un paesino a pochi chilometri da lì, dove andavamo a trascorrere la parte restante delle vacanze estive. Mm-hmm. C'era questo hotel che era a conduzione familiare, erano amici di famiglia e stavamo lì per una ventina di giorni, ed è un posto anche lì dove ho tanti ricordi, sia perché appunto legato all'adolescenza, ma sia anche perché c'è una faggeta lì che è bellissima, è straordinaria, ed è composta appunto da faggi, e prevalentemente d'estate, con la calura estiva, si andava lì per avere un po' di refrigerio. Buongiorno Cristiano, buongiorno Fabrizio. Giovanni. Mamma mia, è un posto meraviglioso questo, veramente straordinario, bellissimo questo faggeto, ma fa anche un po' freddino direi. Danilo diceva che faceva freschetto d'estate, ma fa poco freddo adesso. Qua sì, fa freddo d'inverno, si sta molto freschi d'estate, è un polmone della natura, siamo
a 1053 metri di altezza, la faggeta questa e svetta sopra Soriano nel Cimino. Ma io direi che è un posto veramente unico. Senti Giovanni, ma come lo conoscete voi Danilo e da quanto soprattutto? Danilo lo conosco da quando ero bambino perché veniva in villeggiatura dall'albergo di mia madre qui a Soriano. Che cosa facevate? Giocavamo a calcio? Qui, si giocava a calcio, passavamo la giornata qui in questo posto meraviglioso. E andavamo in bicicletta, in piscina, passavamo le giornate così divertendoci. Cristiano, io so che a parte Danilo Brugia venivano tanti personaggi famosi a trascorrere le vacanze in questo Soriano, è vero? Sì, qua sono venuti molti personaggi famosi nel tempo e adesso ti portiamo a fare un giro per Soriano. Sapete voi, sono curioso, voglio sapere di più. Andiamo, andiamo. Andiamo. Fabrizio, qua siamo nella piazza principale di Soriano, sì. Come puoi vedere. E come ti dicevo sono passati molti personaggi famosi, tra cui Pirandello che è ambientato alcune sue novelle qua. Qui viene in villeggiatura anche Pasolini e anche Fabrizio De André. Tanti personaggi famosi qui a Soriano, ma possiamo dire che questa è una città anche ricca di storia. Sì, è ricchissima di storia perché partiamo dal periodo del Medioevo, sì. Che come rappresentanza abbiamo il Castello Orsini, fatto edificare dal Papa Nicolò III. Poi abbiamo delle chiese bellissime, tra cui Santo Tizio. Sì. E abbiamo anche una necropoli etrusca. Qua siamo nella parte rinascimentale di Soriano. Abbiamo il Palazzo Chigi Albani, che è stato ideato sul disegno del Vignola, ed è in via di ristrutturazione. Giovanni, come si chiama questa fontana? Questa fontana si chiama Papacqua. Papacqua significa regina delle acque. Ah. Poi qua al di sopra della fontana troviamo delle sculture bellissime fatte dal Vignola e fatte in peperino locale che è una risorsa proprio qua del territorio sorianese. Possiamo dire che qui si vive bene a Soriano? Si vive bene, l'aria è pulita, il mangiare è ottimo, si vive molto serenamente. E durante l'anno che cosa fate? Fabrizio, ma a Soriano durante l'anno ci sono tanti eventi. Tra cui abbiamo il premio Pirandello, giornalistico, sì. E il premio, il Festival della Canzone, dedicato a Fabrizio De André. Ah. E poi a ottobre abbiamo il grande evento. A ottobre? Perché che succede a ottobre? A ottobre c'è la Sagra delle Castagne. E quindi arriva tanta gente qui? Arriva moltissima gente da tutta Italia. È una manifestazione storico-rievocativa, sì. Che trasforma tutto il paese a festa e attira moltissima gente. Ma che cosa succede? C'è il Palio delle Contrade, c'è un torneo con gli arcieri, e tutti i rioni partecipano. E quante sono le contrade? Le contrade sono quattro. Sì. C'è il rione Papacqua, il rione Trinità, il rione San Giorgio e il rione Rocca. Dove ci troviamo qua? Rione Rocca? Allora le mie origini potrebbero essere qui di Soriano. Io potrei essere stato un cavaliere temerario. Magari un nobile, il conte Rocca. Temuto in tutto il paese. A Fabri, svegliate. Si chiama Rione Rocca perché c'è la rocca del castello. Ah, peccato. Insomma, gli anni sono passati, tu nel frattempo hai fatto la tua famiglia perché ti sei sposato, hai due bimbi. Esatto, Emiliano e Mattia, di 6 e 4 anni. Il primo, Emiliano, è la fotocopia mia, come me, infatti mi ricorda un po' me quando andavo in quei posti. Mattia invece è più come mia moglie Flavia, quindi abbiamo pareggiato in casa, però sono ovviamente come i figli, solo i figli possono essere la gioia della vita, ti danno tanta felicità, tanta gioia, tanto impegno, però senza di loro la vita non avrebbe senso. E li porti nella tuscia? Sì, Emiliano l'ho portato che era proprio piccolissimo, l'ho portato proprio alla faggeta, e quindi lui diciamo forse non la ricorderà, però ce l'ho portato come mio papà mi portò ai tempi e ce li porterò a giocare a pallone magari proprio sulla piazza lì, sul parcheggio esterno alla faggeta dove io e mio papà ci siamo fatti delle belle partite. Ecco, ti piace l'idea comunque che possano conoscere quei luoghi dove sei cresciuto anche tu e un po' apprezzare anche quelle tradizioni, caratteristiche. Beh, è bello, come mio padre le ha trasmesse a me, è giusto che loro sappiano dove il loro papà da piccolo ha vissuto. E quando vai in quei posti, Danilo, c'è qualcosa di buono, qualche prodotto tipico che poi ti riporti a Roma? Sì, l'olio, innanzitutto, le nocciole. Tra l'altro alle nocciole sono legato perché sempre i miei nonni avevano un terreno
lì vicino proprio Vignanello, e io e mio papà d'estate andavamo a coglierle. Tra l'altro sono pure un po' pericolosette, perché le nocciole, tu sai, fuori hanno questa protezione che è un po' spinosa, quindi devi stare attento a coglierla, però certe mangiate di nocciole d'estate, quindi sì, quello è loro, anche la loro, il loro prodotto tipico. Vedi Fabrizio, siamo circondati da nocciole qui. Ma è fantastico qui. Ma quanto è grande? Vedo tantissime piante. Sono 800 ettari tutto il territorio. E quante nocciole producete? All'incirca sui 15.000 tonnellate. Caspita, ma qui in questa zona tutti voi producete nocciole? Sì, è coinvolta tutta la popolazione, ognuno ha il suo pezzetto di terreno di noccioleto che viene lavorato. Qui c'è tanta gente che ci lavora. E calcola che saremo sui 1.000 persone che lavorano sulla zona. Tra cui mio figlio. E come si chiama? Gianluca. Allora vado a trovare. Sì. Ciao, okay, Francesco, ciao, grazie, Francesco. Ciao. Gianluca, ma sei giovanissimo. Quanti anni hai? 21. Che bello vedere un giovane che lavora la terra. Come mai hai deciso di lavorare qui nel nocciolito di famiglia? È la passione che oramai è cresciuta e continuo a portare avanti. Gianluca, ma che cosa hanno di speciale queste nocciole? Beh, intanto partiamo dal nome, Tonda Gentile Romana. E poi sono una Tonda pianta... Tonda Gentile Romana? Tonda Gentile Romana. Ah. E poi è una pianta che si è caratterizzata nella zona, è una pianta abbastanza rustica e comunque sia si è adattata benissimo. È una fonte di reddito non indifferente. Nell'ambito nazionale noi siamo i secondi produttori nazionali e per quanto riguarda l'ambito mondiale l'Italia è come nazione la seconda produttrice mondiale dopo la Turchia. La Turchia ha il monopolio, diciamo, il 70% della produzione mondiale. Comunque sia noi siamo subito dopo con un bel 30%, insomma. Ma queste nocciole si possono trasformare in tante cose buone, molto golose, vero? Benissimo. Queste nocciole si possono trovare in tantissime cose, gelato alla nocciola, biscotti, farcitura, cioccolato. Sono buone anche così, al naturale, ma spalmate sul pane con questa crema meravigliosa di nocciole sono straordinarie. Senti, ma perché queste nocciole hanno questa patina marrone, questa pellicina? Pellicina, questa marrone? Praticamente è la caratteristica fondamentale della nocciola romana, che si trova e si coltiva all'interno dei Monti Cimini, e questa qua conserva anche nella tostatura questa pellicina che è molto ricca di omega 3. Quindi fa anche bene. Certo. Ma come si fa questa crema? Ma senti che profumo, è meraviglioso. Questa crema alle nocciole viene aggiunto latte, zucchero e cacao. E poi? Vengono messi all'interno di un cutter che le miscela, quindi miscelandoli riesce a fare questa consistenza e comunque a lasciare un profumo e un gusto di nocciola forte. Senti, ma posso fare una cosa proibitissima? Me la fai fare, ti prego. Certo. Posso farla? A Caprola si dice con lo dito. Infatti, proprio con lo dito, questo è il vero gusto di nocciola. Che meraviglia! Io continuo, Anello. In famiglia tu cucini, Danilo? Mi diletto, diciamo, più che altro per i miei bimbi, insomma, è una cucina molto semplice, però insomma, se me la cavo, ecco, voglio, non faccio disastri. Sei un amante della buona cucina. Beh sì, da buon romano, sì, cerco di tenermi in forma perché il mio lavoro me lo obbliga, però insomma, mangio, quando posso mangio. Infatti è un fisico perfetto, sei grazie, sportivo, troppo gentile. Ma sei goloso? Sì, sono anche goloso, molto goloso, e infatti quando andavamo lì in villeggiatura diciamo che c'era un alimento molto semplice, però lì da quelle parti è straordinario, ha un sapore che qui a Roma non si trova, erano le patate. Ah. E io mi ricordo che mangiavo questi piatti immensi di patate lesse condite con l'olio che dicevamo prima che loro hanno, che è un prodotto tipico che è buonissimo. Che ti devo dire, ancora oggi ogni volta che io mi rifanno le patate lesse provo a ricordare il sapore ma non c'è. Insomma le patate della Tuscia sono particolari. Sì, sì. È un piatto preferito che ami mangiare proprio quando sei lì? Bello, il piatto tipico che, per cui io andavo pazzo si chiamano i gnocchi col ferro, sono gnocchi fatti appunto acqua e farina che fanno loro artigianalmente e che poi condivano con il sugo di ragù di funghi, parmigiano sopra, una delizia. Sono con Massimo, grande ristoratore, e la signora Emma. Signora Emma, ma è vero che Danilo da bambino veniva nel suo albergo, lei preparava un sacco di manicaretti? Sì. È cresciuto benissimo. È cresciuto bene. È venuto da quando aveva 2 anni fino
20 anni. E poi Massimo, diciamo, lavorava con lei. Massimo lavorava con lei. Adesso invece l'abbiamo mandato da solo, dietro ad un grande ristoratore. Sì, eh? È diventato bravo. È diventato bravo. Ecco, ma che cosa hai preparato tu qui? Qui abbiamo preparato come un antipastino una fritellina di alice borragine. E queste invece queste sono le sutrine. Molto. Che cos'è? Le sutrine, che è un, diciamo, tipo una crepes fatta con acqua e farina semplicemente. Questa è una zuppa di castagne e ceci, un piatto povero che è stato riscoperto in questi ultimi anni. E questo invece che cos'è, questo secondo piatto? Questo è un coniglio leprino di Viterbo con le olive viterbesi e nocciole. È buonissimo. È buonissimo. E quello è importante. Poi sono le patate alla paracula. E patate come? Scusi, quella è la patata paracula. Come si chiama? Perché si chiama così? Perché, diciamo, perché si fanno presto a farle. Ah, rapidamente. Non bisogna neanche sbucciarle. Fate così e condite con rosmarino, finocchietto, in forno. Cioè, quindi in due minuti sono pronte. Ecco, esatto. Ho capito il nome. Ecco, però io non vedo il piatto preferito da Danilo. Gli gnocchi col ferro. Intanto, perché si chiamano col ferro? Perché sono fatti con un ferro che si rigava dalle bacchette degli ombrelli. Veramente? Sì, sì. E quindi? Come quindi si preparano? Si fa un impasto con uovo, acqua e farina. Poi si stende un pochino così per aiutarsi, per non farlo tutto con le mani. Quindi si taglia la pasta? Si devono ricavare dei pezzettini di pasta così. Ecco, piccoli. Si prende il ferro e si fa così. E viene che lo manualità. Gnocco. Ma la posso provare anch'io? Certo, si mette lo gnocco sopra. Ah, così, Deve mettere le mani sulla pasta. Ah, lo faccio. Sì, e cerchi e giri. Così? Sì. Si vede che non sono portato, Comunque l'ha fatto. No, ma questi gnocchi, Massimo, come dobbiamo condirli? Sentiamo un attimo mia sorella, che è la chef del come si chiama? Del locale. Emanuela. Emanuela, dov'è Emanuela? Come le preparate questi gnocchi, Emanuela? Come le hai conditi? Allora, sono conditi con un ragù tradizionale, arricchito con funghi porcini. Emanuela, io li voglio assaggiare. Prego. Sono troppo curioso. Devono essere buonissimi. Ma sono una bomba. Danilo, torna qui a Soriano nel Cimino, perché tutti ti vogliono vedere come sei diventato bello. Intanto gli gnocchi me li mangio io. Ciao! Che carattere hanno gli abitanti di quella zona del Lazio, di Vignanello, di Soriano? Ma guarda, sono delle persone straordinarie, sempre, sempre sorridenti, e soprattutto sono veraci, sono, come dicevo, genuini. Sono persone simpatiche, io me li ricordo veramente con grande affetto. C'è però un ricordo, almeno così mi dicevano, in effetti io l'ho verificato, non proprio in prima persona, però notavo questa cosa, che quando andavo lì da adolescente, quindi 13-14 anni, i ragazzi del posto erano un po', come dire, un po' invidiosi, perché dicevano che i ragazzi romani andavano lì per rubare le loro ragazze, le loro fidanzate. Quindi uno arrivava un po' in paese un po' impaurito, perché ti guardavano con quest'occhio, poi non si sa come lo capivano, cioè sembra che c'era scritto Roma. E quindi io ho questo ricordo, che venivo accompagnato dalle figlie dei proprietari di questo hotel dove noi trascorrevamo le vacanze, quasi fossero le mie guardie del corpo, insomma un nuovo ratto delle Sabine, non lo so, pensavo. Invece in realtà ero un bambino tranquillissimo, però c'era questo ricordo un po' simpatico. Quindi sono forse un po' schivi, ecco, tante volte anche nell'approccio con le persone nuove che conoscono. E il fatto che tu oggi, Danilo, sia un personaggio del mondo dello spettacolo, come vieni trattato da loro quando vai lì? Che approccio hanno con te? Non vieni trattato come personaggio, ma c'è la confidenza che c'è sempre stata, quindi è come dire una gioia vera, no? Non c'è preconcetto, non ci sono sovrastrutture. Sei così, sei Danilo che va là e che loro ricordano come bambino, e che oggi ha avuto la fortuna di poter fare il lavoro che ama con successo. E insomma, sei per loro un motivo di orgoglio. Sì, posso dire di sì. Vediamo però se davvero la pensano così. Eccola. Perché noi poi andiamo a indagare. Sondare. Benissimo, vediamo, devo preoccuparmi? Quindi, vediamo. No, speriamo di no. Danilo, così bello, perché è l'aria di Soriano che ha fatto bene. Dolce e gentile come le nocciole di questa terra. E comunque Brugia, vestito da spadaccino, farebbe la sua bella figura qui a Soriano. Danilo, guarda che le donne della Tuscia ti aspettano. Torna. La nostra puntata di Mix Italia finisce qui. Avrei voluto vedere molto di più in questa terra affascinante a due passi da Roma, che è la Tuscia. Luoghi come Vignanello, Soriano nel Cimino, Caprarola meritano di essere visitati e riscoperti. Ve li consiglio. E adesso vediamo come la pittrice Emanuela Sain ha ritratto il nostro ospite di oggi, Danilo Brugia. Siamo pronti per ripartire per un nuovo viaggio di Mix Italia. Appuntamento per la prossima puntata, sempre su Rai 1. Ciao!